Buonasera, sono Giuseppe Labruna, faccio lo scultore e insegno scultura all'Accademia di Belle Arti di Venezia, quindi il mio lavoro si realizza tra l'aspetto didattico che faccio a Venezia, anche l'aspetto artistico, e Monreale, luogo in cui io sono nato e quindi lo supporto come la mia memoria storica. È una memoria storica legata alla Sicilia che cerco di portare il più possibile avanti in tutto il mondo e laddove posso cerco di parlare del meglio di quello che potrebbe offrire e che offre in ogni caso quest'isola, soprattutto di quello che potrebbe offrire, perché noi abbiamo un immenso patrimonio che non è solo legato alla storia passata, ma anche un immenso patrimonio legato ai nuovi giovani che purtroppo non riescono a inserirsi in questo luogo e devono obbligatoriamente partire e quindi trovarsi altre realtà, mettere a disposizione quello che sono le loro energie, i loro desideri, la loro volontà di esistere, di creare attraverso il loro essere in altri luoghi. E questo è un problema che dove ovviamente io cerco sempre di puntualizzare e soprattutto nell'ambito di quello che è una classe politica che andrebbe ancora di più sensibilizzata verso questo, diciamo, settore che è legato al mondo dell'arte, della cultura e quindi di tutto quello che è la musica, il teatro, lo spettacolo, la scultura, insomma, tutto quello che è legato all'arte, insomma.